Salve pinguini, oggi gioco a F-Zero. Perché gioco a F-Zero? In questo video vi ho parlato di una notizia di un tizio che si siede all'assemblea degli azionisti della Nintendo e chiede se ci sarà un nuovo F-Zero. E da quel momento ho detto, ma perché non ci ritorno a giocare? E perché giocarci da solo, non giocarci insieme a voi? Io giocavo a F-Zero quando ero ragazzino, veramente un ragazzino, in un Super Nintendo, e adesso non perdiamoci in chiacchiere, giochiamo in Zero F-Zero, sperando che mi ricordi la combinazione di tasti. Allora, non l'ho scaricato, sto giocando tramite un emulatore online, però sembra uguale a quello con cui giocavo io, quindi andiamo, forza, andiamo a giocare F-Zero. Allora, questa è la mia macchina preferita, questa, sì, prendevo sempre questa da ragazzino, quindi perché non riprenderla? Va bene, mi piace. Allora, queste qua sono, diciamo, le leghe, sono praticamente i stessi circuiti, però hanno delle differenze. Andiamo a questa qua che è più facile, classe beginner. Io mi ricordo che si potevano sbloccare altre classi man mano che si andava avanti col gioco. Giochiamo subito, immediatamente. La prima città è Mule City. Questo livello me lo ricordo benissimo. Ah, che ricordi! Io mi ricordo che ci giocavo spesso a questo gioco. Uscito nel 91 per Super Nintendo, in realtà è uscito anche negli anni 90 per Super Famicom in Giappone. Uscito nel 91, era il primo gioco che praticamente sfruttava questa nuova cosa che portava, no cosa, tecnologia che portava il Super Nintendo, chiamato Mod 7, che permetteva di crearsi una sorta di scenari 3D, che poi non sono veramente 3D. Questi sono i box che mi permette di ricaricare, diciamo, per dare più vita alla macchina. Dicevo, per fare questa sensazione di 3D, facendo ecco, mi avevo dimenticato di dirvi che quando si toccano i lati, la macchina viene pesantemente danneggiata. Non so se è tipo elettricità, però io mi sono distratto un secondino e mi sono inculato. Tanto alla fine posso andare sempre in box e riprendermi. Dunque, stavo dicendo, questa Mod 7 permette di creare questi paesaggi pseudo 3D, trasformando le immagini, facendo una sorta di scala e zoomare, che comunque per l'epoca era delle cose importanti. Considerato che Super Nintendo era comunque molto limitato rispetto alle console di oggi, però per l'epoca era un risultato molto importante. Infatti si potevano creare questi giochi simili 3D. C'è un termine che sta tra l'inglese e il francese, non so bene come si pronuncia, 4D penso, lo scriverò sullo in sovrimpressione, così lo riuscite a leggerlo. E quindi, diciamo, questo gioco fatto dalla Nintendo fu il primo a sfruttare questo genere di tecnologia che veniva, tecnologia hardware tra l'altro, che veniva messa a disposizione dentro il processore del Super Nintendo. Non so se loro l'hanno creato per dimostrare quanto questa accelerazione hardware funzionasse, però hanno fatto un gioco figo, un gioco che comunque ha fatto la storia di molti di noi. Io invece giocavo spesso e c'avevo pure la cartuccia originale, c'è da avere ancora da qualche parte a casa dei miei genitori a Catania. Allora, nel frattempo che ho parlato, sono arrivato all'ultimo giro di questo circuito. Sono primo, vabbè, questa non è difficile. Queste S permettono di fare il turbo. Un turbo viene preso a alla fine di ogni giro. Perfetto, dai, il primo livello l'abbiamo fatto in qualche modo. Passiamo al secondo. Ma questo mi ricordo, sto livello era un po' stronzetto. Tratto, questo gioco è caratterizzato da un gameplay difficile. Quindi vi dico alcune caratteristiche di questo gioco. Cosa succede se la macchina va oltre il circuito? Ci può andare, sì, perché se troviamo dei trampolini possiamo andare facilmente oltre la linea del circuito, semplicemente la macchina esplode. Stessa cosa che succede se la vita della macchina che c'è qua in alto a destra arriva a zero, la macchina esplode. Qualunque cosa succede, la macchina esplode.
La macchina esplode sempre. Ho sbagliato, ho premuto il tasto per il super... la superpotenza, la minchia si chiama. Non volevo prenderlo. Vabbè. Stavo provando un paio di combinazioni di tasti e un tizio mi ha urtato. Vabbè, non proviamo nulla. Continuiamo a giocarci, a goderci questo salto dal mio punto di vista di almeno 25 anni. Sì. No, ma di più di 25 anni. Altro che giochi di oggi, Call of Duty o che so, Halo o come so, Minecraft. Quei sono i giochi di una volta e secondo me sono bellissimi, con tutti i loro difetti, sia dal punto di vista del gameplay che della grafica, però sono, per me questi sono i giochi bellissimi. Infatti io a casa non ho una console di ultima generazione, io non ho proprio una console, va. Ho perso un po' di vita, devo ricaricare. Ah, sì, sì, una cosa che mi dimentico di dirvi, siccome ero molto eccitato da partire a giocare con questo gioco, è che questo gioco ovviamente, giocandoci dopo più di 25 anni, ovviamente causa bestemmie. Anche perché ho preso il livello di difficoltà, quello più semplice. Poi ci sono dei livelli allucinanti, ci sono. Che adesso, se questo riesco a superarlo, ve li faccio vedere. Appena arriva la linea del traguardo, qua metto il turbo boost come quello di, si chiama, di supercar, e vado avanti. Ultimo giro, devo provare un paio di tasti, però l'ultimo giro mi sa che non vale la pena, diciamo, provare dei tasti, giusto? Che ovviamente ci giocavo col joystick originale del Super Nintendo, adesso ci gioco con la tastiera che, insomma, sì, più o meno non è difficile, però. Oh, ho sentito un blip. Forse ho vinto una nuova, un'altra vita qua. Ovviamente quando la macchina esplode si perde una vita. E poi, cioè, quando le vite arrivano a zero, attacchi a cazzo. Anche questo livello mi ricordo un po' Stronzetto. Una cosa di cui caratterizzato questo gioco è le musichette. Le musichette sono molto belle, le musichette. A parte che per me anche le musichette sono un tondo al passato, non solo il gameplay. La chiacchiera è bella, vero? E poi sbaglio. Anziché, io consiglio sempre, anziché giocare con i giochi moderni, giocate con questi vecchi almeno per vedere come si giocava una volta. E poi ritornate, che so, al vostro GTA 5 o al GTA 6 che sta per uscire un parolone. Però uscirà a breve GTA 6. Beh, a breve anche quello appare un parolone. Ne avevo parlato in un video che vi metterò qui sopra. Scusate il silenzio, ma questo livello è molto impegnativo. Ma va con queste macchine stronze. Forse una cosa che mi sono dimenticato di dirvi, ma sicuramente già ve siete accorti, è che le macchine sono una specie di... è un misto fra delle automobili, delle vetture, delle astronavi fluttuanti. E sta cosa ovviamente quando ero ragazzino mi faceva sbadellare. Nel senso buono, diciamo, mi piaceva questa cosa di giocare con le macchine, di correre nella realtà come se fosse la Formula 1, come se fosse la Formula 1 di delle macchine fluttuanti futuristiche. Qua mi stanno rompendo il culo, ok, qua mi stanno... ok, mi devo... facciamoli allontanare, si stronzi. Allora, anche qua.
Mi sa che per sbaglio ho riavviato la pagina del browser. Sono rimasto male. Va bene, pinguini. Mi sa che non ho altro da mostrarvi. Io come al solito, se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, di lasciare un like per farmelo capire. E se volete che faccio un gameplay, anche se a me non piace molto fare gameplay, lo vedete, non sono molto spigliato, ma se volete che faccio un altro gameplay di un gioco retro, fatemi sapere quale nei commenti e io cercherò di organizzarmi. E con questo ci vediamo col prossimo video. Ciao!